Ciao a tutte! Oggi ho un sacco di cose da farvi vedere perché ieri ho fatto un mega shopping per quanto riguarda l'arredamento. Sono stata da Casa, che è appunto un negozio che vende articoli per la casa. Magari vi lascio sotto il video il link del sito, così magari potete vedere se c'è qualche punto vendita anche vicino a voi. Devo dire che era la prima volta che andavo in questo negozio e ne sono rimasta completamente innamorata. È molto simile a Maison du Monde, ci sono cose fantastiche. E finalmente c'è un negozio decente per quanto riguarda l'arredamento anche qui a Brescia, meno male. Perché Tiger non c'è, Maison du Monde non c'è, almeno uno qua da noi. Preparatevi perché ho preso tutto color azzurro, quindi sono andata sui colori prettamente primaverili e mi piacciono tantissimo questi colori pastello e finalmente ho trovato un sacco di cose per arredare la casa di questi colori fantastici che io amo e quindi partiamo a farvi vedere. Qua sotto ho due borsine che sono veramente giganti, ve ne faccio vedere una giusto per, che è veramente pesante, e questa è pesantissima, quindi la rimettiamo giù prima di rompere tutto. Parto a farvi vedere i cuscini. Ne ho presi 5, 2 per la mia camera, ma va, strano, non prendo mai i cuscini per la camera, e invece altri 3 per la cucina. La cucina qua dei miei, quindi resteranno qui dei miei genitori. Allora, il primo cuscino che abbiamo scelto, perché sono andata con mia mamma, è questo, verde pastello con tutti i pois bianchi, è bellissimo, mi piace un sacco. Mentre invece per le sedie ne abbiamo presi 2, che sono questi. Allora, dietro sono sempre verde lime come il cuscino per lo sgabello, forse questo è un verde un po' più acceso, più tendente al giallo. E davanti invece è tutto a quadri, allora forse in videocamera non si vede, comunque sfondo bianco, poi c'è un po' di azzurro, di grigio, azzurrino chiaro, verde acqua, verde un po' più scuro, giallino, e mi piacciono tantissimo queste tonalità, quindi questi 2. I prezzi, allora vediamo se sono scritte, ve li dico, sì. Allora, questo verde a pois che mi sono dimenticata prima, 7,99. Questi 2 invece sono costati, vediamo un po', non c'è scritto, comunque sì, anche questi circa sugli 8 euro, questi qua. Poi, per la mia camera invece ne ho presi 2, e qua ovviamente uguali, e quando li ho visti ho detto no, devono assolutamente essere miei, ve li faccio vedere subito, sono questi. Ditemi se non è qualcosa di meraviglioso. Azzurro Tiffany, ovviamente, questo colore mi piace tantissimo in questo periodo. Allora, dietro è tutto azzurro. Davanti invece è anche questo a quadri, bianco e azzurro, con qualche tonalità di azzurro un po' più chiaro e azzurro un po' più scuro. Mi piace tantissimo, ne ho presi 2 e anche questi li ho pagati, no, qua si è pagati di meno, sui 3 euro, 3 euro tra l'altro anche col cuscino, quindi ottimo. E magari vi lascio la foto di come stanno sul letto, perché questo colore su un total white è fantastico. Poi vi vedete la foto, è bellissimo, mi piace un sacco. E quindi sono troppo contenta di questo acquisto, veramente, cioè non potevo lasciarli lì. Adesso vi mostro invece tutto quello che c'è nella borsina qua sotto, che pesa tantissimo. Come sempre pesco a random. Allora, la prima cosa che vi mostro sono i tovaglioli di carta. Li ho presi perché a casa di Stefano li utilizziamo per cenare, per pranzare. Non avendo i tovaglioli di stoffa usiamo sempre quelli di carta, e questi mi sembravano troppo carini. Allora, sono a pacchi da 20 e costano 1,99 euro, che in realtà non è poco, anzi è parecchio. Il primo pacco che ho scelto sono questi a zigzag, rosso ciliegia e bianco, mi piace tantissimo, questo è il primo. Poi l'altro che ho scelto invece è questo azzurro con queste foglioline, che mia moglie è così, bianche, e anche questi mi piacciono molto. Poi ne ho preso un altro sempre zigzag, ma stavolta verde lime e bianco, anche questo molto bello. Poi l'ultimo invece è questo, che forse è il mio preferito, a pois bianchi su sfondo azzurro, questo è un azzurro troppo bello, mi piace un sacco questo. Poi ho preso questo guanto per la cucina, quindi quando bisogna togliere le cose dal forno che scottano, visto che la casa non li avevamo, ho preso questo e mi piace il colore. E poi ci sono diverse scritte tipo rigatoni, orzo, farfalle, spaghetti, fusilli, insomma un po' di cose, e mi piace molto così. Questo l'ho pagato 4 euro e mi piace molto il colore, e poi mi piace anche le varie scritte che ci sono, quindi questo. Poi un'altra cosa che ho preso e che mi piace tantissimo, ma tantissimo, è questa iniziale.
Ovviamente ho preso la G del mio nome con il nastrino azzurro per appenderlo e poi questo sfondo è azzurro con i pois bianchi e le roselline e mi piace tantissimo. Ho intenzione di metterlo, dopo vedo se sta bene, però penso di sì, di metterlo sul pomello dell'armadio. Così su bianco risalta ancora di più, mi piace molto, quindi questo. E questo l'ho pagato 2,99, quindi un buon prezzo. Dopo, un'altra cosa che abbiamo preso, che questa in realtà serve a mia mamma, è questo vassoio di plastica, leggero, azzurro con i pois bianchi e gli serve per mettere sopra l'olio, l'aceto, le varie cose, insomma, per non ungere il piano di lavoro della cucina. Quindi questo, anche questo mi piace molto e questo costa 3,99. Come potete vedere è praticamente quasi tutto azzurro. Poi ho preso questo contenitore azzurro, questo è un azzurro un po' più azzurro cielo, con questa parte trasparente e ho intenzione di mettere all'interno lo zucchero, anche questo lo voglio portare là da Stefano, è abbastanza grande, molto capiente e costa 3,99. Poi, voilà, adesso non c'è più posto sul letto, ok. Poi, sempre uguale al barattolo azzurro, ne ho presi quattro più piccolini. Allora, il primo è questo verde, anche questo è lo stesso discorso con la parte trasparente in mezzo. Ne ho preso poi uno bianco, uno azzurro uguale a quello grande e, attenzione a non farli cadere, e uno rosa. Questi costavano 1,60 euro al pezzo e mi piacciono molto anche questi, sono colori fantastici, guardate, vediamo se riesco. Ok, sono proprio bellissimi, mi piacciono un sacco questi colori. Quindi questi quattro. Poi c'era una linea scontata al 40%, quindi abbiamo preso la coppia di tazzine. Allora, insieme alla tazzina vendevano anche il piattino. Questo è un piattino semplicissimo, colore grigio molto molto chiaro e pois bianchi, questi piattini. E poi c'è la sua tazza, che è tipo tazza da cappuccino, quindi un pochettino più grande. Sempre a pois bianchi su sfondo grigio. La coppia costava sui 2 euro, non ricordo bene, comunque questi. Poi ho trovato questa bottiglietta in vetro con la cannuccia azzurra e il tappino sempre azzurro. Mi piace tantissimo, magari per metterci una bevanda fresca e berla magari sulla sdraio quando prendi il sole quest'estate o al computer mentre magari guardo un film. Mi piace molto. E questa l'ho pagata 1,90 euro, non c'è scritto, però mi pare 1,90 euro, sì. C'era di diversi colori, c'era gialla, c'era rossa, c'era verde, poi c'era questo azzurra e l'ho presa subito, mi piace un sacco. Poi ho preso altre due tazzine, ne ho veramente tantissime ormai. Allora, sono della stessa linea, però con colori diversi. La prima è questa, bianca, con l'azzurro e le foglioline un po' come i tovaglioli che vi ho fatto vedere prima, anzi praticamente uguale. E poi invece ho preso questo verde lime con questi cerchi, queste o sembrerebbe questi due, e costavano 2,99 l'una. Mi piacciono tantissimo magari per bere la cioccolata calda, il tè caldo, sono molto comode. Poi anche il fatto che la parte col disegno sia più sporgente rispetto alla parte sotto mi piace molto, quindi insomma queste due. Poi, l'ultima cosa che ho preso era in realtà l'unica cosa che avrei dovuto prendere. Cioè, io ero andata in quel negozio solo per prendere questa cosa. Alla fine, però, avete visto quante altre cose ho preso? Cioè, devo frenarmi e smettere di comprare cose per la casa perché veramente ne ho tantissime. Comunque, visto che sabato sono stata a Verona perché volevo andare da Tiger a comprare il barattolino con il tappo e la cannuccia che poi non ho trovato, spulciando insomma un po' su internet, ho visto che c'era questo negozio che tra l'altro è abbastanza vicino a casa mia che li aveva. Allora ho detto, dai, vado là e li prendo là. E alla fine invece ho preso tantissime altre cose. Comunque, ho preso quindi questa confezione con all'interno quattro barattoli con il coperchio colorato e la cannuccia. All'interno, appunto, ce ne sono quattro. Guardate che colori fantastici. Allora, partiamo dal primo. Ovviamente tutti uguali, cambia solo il colore. Il primo è questo giallo col coperchio giallo, mi piace tantissimo questo qua. Poi un altro è questo verde. Anche questo molto bello, un bel verde. Poi un altro rosso. Così, e l'ultimo che è il mio preferito in assoluto è questo azzurro, azzurro Tiffany.
Bellissimi, mi piacevano un sacco. In realtà mi interessava soltanto questo azzurro, ma erano venduti a confezioni di 4, quindi li ho presi tutti insieme. Comunque la confezione l'ho pagata sui 13 euro, 12 qualcosa. Voilà, basta, ho finito. Queste erano tutte le cose che ho preso ieri da casa, appunto. Spero che vi siano piaciute, di avervi dato qualche idea e magari anche di avervi fatto conoscere questo posto. E visto che non è conosciuto come Tiger e come Maison du Monde, però veramente ci sono cose molto belle, quindi vale assolutamente la pena di andarci. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!